Con me questa sera Sara Tomasi. Ciao Sara, come stai? Benissimo, tu? Benissimo, grazie. Guarda, devo farti i complimenti perché sei veramente bella dal vivo. Grazie, grazie. E faccio i complimenti a te perché sei stupenda. Che carina, grazie. Quindi ci siamo fatti i complimenti a vicenda, viva le donne. Dico sempre tra le donne ci deve essere, solidarietà, giusto? Sempre, sempre. Anche perché sennò gli uomini ci uccidono. Avanti con le donne. Senti Sara, tu ora stai facendo un programma sportivo alla televisione, quindi ti stanno vedendo, ti vedono tanti maschietti, ma il calcio lo segui, ti piace? Assolutamente sì, sono una tifosa del Milan sfegatata e sono così felice che ha rimontato la classifica, che ormai è al secondo posto, mancano 4 punti e raggiunge l'Inter, rischia di vincere il campionato. Poi sono contenta, ahimè, mi dispiace per gli juventini, però sto parlando con una juventina, quindi però almeno seguirò da vicino la Juve in Europa League, no? Quindi sono felice di questo. E mi dispiace per la Lazio che è stata eliminata dall'Europa League, perché è la mia seconda squadra, comunque di tifo anche per la Roma. Quindi la Roma invece sta comportando bene, sono felice. Insomma, a me il calcio piace, entusiasma, il nostro sport nazionale. Io mi sento italiana quando vado allo stadio. Forza Milan! Sara, senti, invece per quanto riguarda film, tu sei anche un'attrice, una bravissima attrice. Ti sei fermato o stai continuando comunque? No, anzi, la mia attività prosegue. È uscito un film con Nicolas Vaporidis, Anna Caterina Morario, Miriam Catania, il 24 febbraio nelle sale. Un film Medusa, si chiama Tutto l'amore del mondo, e non vi dico altro. Un film che uscirà per San Valentino. Senti, un consiglio a quelle giovani promesse che comunque iniziano con dei reality, con dei programmini un po' così, ad arrivare un po', diciamo, dovessi arrivare a te a condurre un programma sportivo, a fare dei film comunque con degli attori importanti? Sì, beh, sicuramente di crederci sempre, di non arrendersi mai, e questo è un motto che mi porto dall'isola, dalla mitica Simona, e poi di impegnarsi, di studiare, di darsi da fare e soprattutto di informarsi. Quindi, la gavetta serve quindi? La gavetta serve a livello di studio, di relazioni, di capire insomma un po' tutto il meccanismo dello spettacolo e comunque del nostro settore, però la professionalità alla fine paga. Quindi bisogna essere molto, cioè alla fine credo che uno deve scegliere quello che veramente vuole fare, perseguirlo, impegnarsi, studiare, essere di essere professionale. Poi saper prendere le opportunità che capitano, però impegnarsi sempre. Studiate anche. Studiate. A scuola! Grazie Sara. Grazie a voi.